A questo punto, visto che abbiamo parlato di clienti di merda come i dammi, Patrizia Frattini viene invece a parlarci di clienti fantastici e dove tu vai. Ciao, ciao a tutti. Primissima volta al Freelance Camp, super emozionata, abbiate pietà, ok? Ho anche gli appunti con me, così l'emozione non mi tradisce. Io sono Patrizia Frattini, mi occupo di web marketing, copywriting e social media. Lo faccio normalmente, il mio parco clienti è composto da aziende dal medio al grande, quindi aziende un pochino strutturate. E oggi sono qui non per parlarvi in realtà di quello che faccio nel mio lavoro, ma per parlarvi di dove io, nei miei ormai, ahimè, 12 anni di attività come freelance, ho trovato i clienti, quelli buoni, quelli che per fortuna non hanno il problema dell'odorino di cui si parlava prima, ma invece ho trovato dei buoni clienti, dei buoni contatti. Normalmente nella mia attività sono anche contatti che mi porto avanti negli anni. E dato il lavoro che faccio, dovrei dirvi, createvi un personal brand, comunicate sui social, fate advertising, scrivete su blog, create contenuti online. Tutto verissimo, ok? Se per voi è sostenibile, A, e B, se è nelle vostre corde. Se queste due condizioni non si verificano, l'ho visto succedere a tanti freelance, questa cosa qui diventa un inferno. Divento, oddio, devo pubblicare della roba, oddio, mi devo mettere di fronte a una videocamera, oddio, e adesso cosa scrivo? No, è già una settimana che non pubblico niente, e adesso cosa succede? Disastro, ok? Quindi io qui oggi vi dico che cosa ha funzionato per me, che sono esattamente di quel tipo lì, cioè io non sono, sono una persona che normalmente crea contenuti per gli altri, con le facce degli altri, non uso i social per promuovermi. Ho un sito internet che poi vi spiego come utilizzo e perché l'ho utilizzato così. Quindi sono qui a dirvi dove io ho trovato delle cose buone. Quello che funziona per me non è detto che funzioni per tutti quanti, però spero che questa cosa in realtà dia il via un po' a una discussione, magari non in questo momento, ma nel corso della serata o di domani, in cui ciascuno poi mi dice dove ha trovato i suoi buoni, che è uno degli argomenti di discussione che tra l'altro viene fuori più spesso quando si fanno due chiacchiere tra freelance. Ah sì, ma tu dove li trovi i tuoi clienti? Ok, allora parto dalla prima fonte di clienti buoni che io ho trovato, che è LinkedIn. Ok, LinkedIn però utilizzato come? Allora, unpopular opinion. Anche io, come Luisa, che ha parlato prima, non sono una fan delle job description in cui si parte con, nel mio caso, se dovessi scriverla per me, aiuto le aziende a comunicare meglio con i loro clienti. Ok? Il cliente in assoluto più bello che ho trovato, con cui ho una storia d'amore lunghissima, che dura, credo, dal 2015, ho smesso di contarli a un certo punto, mi ha trovato lui. Su LinkedIn mi ha scritto: guarda, stiamo cercando una copywriter, ti va di fare due chiacchiere? E mi ha trovato perché sul mio profilo c'era scritto un banalissimo copywriter. Cioè, se faccio l'idraulico, non vado in giro a scrivere cartelloni con su scritto: ti aiuto a non far perdere più il tuo lavandino. Scrivo che faccio l'idraulico perché è una professione codificata e soprattutto nel mio caso, chi cerca un copywriter sa che sta cercando un copywriter. Quindi non ha molto senso. L'alternativa che ho trovato e che trovo efficace è, a quel punto, se non volete utilizzare il nome standard della professione, utilizzate qualcosa di unico, qualcosa che vi faccia ricordare. Quindi non aiuto le aziende a comunicare meglio online con i propri clienti, ma che ne so, invento sul momento. Faccio il minatore di verbi. Ci sarete solo voi che mi definirete così. Allora, a quel punto, vi costruite un'unicità in quel modo, ok? Quindi secondo me funziona così. Dicevo, ho spesso utilizzato LinkedIn per trovare i clienti in questa modalità, cioè con le persone che in realtà cercano me, oppure mi capita anche di rispondere a degli annunci, e questo mi porta però al punto successivo. Un altro luogo dove io ho spesso trovato dei buoni clienti e che quando lo dico quasi tutti i freelance mi dicono: no, ma lì ci trovo solo un sacco di fuffa, ci ho perso solo un sacco di tempo. Sono, ahimè,
Le piattaforme di ricerca di freelance. Vi faccio due nomi, sono i più famosi, che sono AdLens e Lavori Creativi. Ok? Quando dico questa cosa, tutti mi rispondono: ah, ma lì c'è un sacco di fuffa, ci sono un sacco di gente che vuole tutti i preventivi e legge solo la cifra alla fine. Allora, è vero, per il buon 85-90% della popolazione, il trucco lì per me è stato imparare ad individuare subito quelli buoni. Dopo un po' che ci si abitua a leggere gli annunci, ci sono gli alert, questo genere di piattaforme non devono essere consultate proattivamente. Si attivano degli alert e ti arrivano in casella di posta direttamente gli annunci che tu hai impostato. Dopo un po' che li si legge, si incomincia ad individuare qual è qualcosa che può funzionare per noi e quale invece no. Quindi si mandano ovviamente pochissime in realtà proposte, e lì che tipo di aziende io ho trovato lì sopra? Spesso aziende anche strutturate, ma magari tradizionali, passatemi il termine. L'Italia è un paese in cui ci sono molte aziende tradizionali, dove magari non c'è l'HR, ma c'è un reparto marketing che ha bisogno di un aiuto in più, e magari hanno detto alla persona che dirige il reparto marketing: prova qualcuno che si occupi di questo. E questo poverino, cosa deve fare? Si gira intorno, e se non ha nessuno che gli consiglia direttamente qualcuno, si mette su internet e digita ricerca freelance. Quello che gli viene fuori sono queste piattaforme, e se ne esce con un annuncio su quelle piattaforme lì. Vi giuro, io ci ho trovato almeno due ottimi clienti, aziende strutturate, che semplicemente erano in queste condizioni, cioè non si sono volute rivolgere a un HR o a un headhunter, ed erano però alla ricerca di un freelance che li aiutasse anche a lungo termine nella loro comunicazione. Quindi questo è un altro luogo che secondo me è molto sottovalutato, perché ahimè è pieno anche di un sacco di quella che potremmo definire fuffa. Dopo un po' che ci arrivano le notifiche, si impara a distinguerle. Ok? L'altro elemento in cui io trovo molto valore, e lo dico da qui, quindi sfondo una porta aperta, ovviamente è il networking, quindi sono gli eventi come questo. Tanto meglio se, esattamente come fa il Freelance Camp, dà l'occasione di magari vedersi più volte nel corso dell'anno, perché ci si impara a conoscere. E secondo me, in tutti i rapporti di lavoro, non solo nel mio settore, il feeling è molto importante. Cioè, se non ci piacciamo, se il mio modo di fare non è affine con il tuo, se il fatto che io parli così, mi muova così, mi vesta così, non va bene per te, per la tua azienda, per il tuo modo di essere, io posso essere la più brava del mondo, ma noi non saremo d'accordo comunque. Quindi gli eventi di networking, soprattutto realtà come queste, che appunto ti consentono di vedersi più volte nel corso dell'anno, nel tempo mi sono stati molto d'aiuto, perché magari la prima volta fai due chiacchiere e ti diverti molto, la seconda fai due chiacchiere più approfondite con qualcuno, di solito dalla terza, quarta volta in cui ti fai vedere, qualcuno incomincia a dirti: sai che ho bisogno di qualcuno che faccia questo, ma tu lo fai, te ne occupi tu. E da lì partono di solito un sacco di cose super interessanti. Il networking io lo faccio e l'ho fatto con successo anche qui, super popular opinion, all'interno dei gruppi che esistono ancora adesso sui social. Io ho trovato un cliente con cui ho collaborato per anni in un gruppo Facebook, che detto adesso tra l'altro sembra una cosa terribilmente vintage, ma vi prego di credermi, esistono, ma non sono i gruppi Facebook di ricerca lavoro, dove normalmente posta anche il gelataio sotto casa, il panettiere, ok? Sono tutti quei gruppi che fino a qualche anno fa magari erano su Facebook, adesso spesso si stanno spostando su altri tipi di piattaforme che però hanno la medesima funzione. Sono gruppi tematici, quindi io questi ottimi clienti a cui mi riferisco e a cui sto pensando mentre vi dico questo, per esempio, li ho trovati in gruppi dedicati a determinati settori. Quindi, non so, se lavorate per l'editoria, ci sono dei gruppi in cui si parla di editoria. Li frequentate normalmente non per trovare clienti, ma per trovare spunti, confronto, per parlare con i vostri colleghi, e a me negli anni è capitato spesso che all'interno di quei gruppi poi venisse fuori la necessità di trovare qualcuno con cui condividere un lavoro, trovare qualcuno che si occupasse di una cosa specifica. Ed è lì che è nato il buon contatto. Quindi,
Il networking si può fare dal vivo, si può fare attraverso i social, si può fare attraverso le piattaforme che adesso stanno andando spesso a sostituire i gruppi social. Lo si fa sempre e comunque, secondo me, in realtà facendosi conoscere, quindi facendo emergere la propria personalità. Ok? Che cosa intendo con questo? Intendo dire che sono partita all'inizio dello speech dicendo non faccio comunicazione sui social per me, non mi promuovo in nessun modo, ho detto però ho un sito e vi spiego come lo uso. Io, per esempio, ho deciso di far emergere la mia personalità anche attraverso il mio sito, che è un sito un po' non convenzionale, si capisce subito che cosa mi piace, si capisce subito cosa parlo, si capisce subito che se c'è una riunione è più probabile che voi mi vediate in anfibi che con il tailleur. Se ti sta bene, io sono questa. Se non ti sta bene, risparmiamo tempo tutte e due. Cioè, evitiamo sin da subito. Quindi quella è l'unica maniera che ho trovato io, economica dal punto di vista del tempo impiegato, per fare personal branding. Non mi metto tutte le settimane a pubblicare una cosa diversa. Ho fatto una cosa, l'ho fatta duratura. Ed è un po' lo stesso principio che adotto con l'ultima buona fonte di contatti che io mi sono trovata in questi anni, che sono appunto i contenuti duraturi nel tempo. Vi faccio un esempio: a me è capitato di collaborare con realtà che offrono corsi online, ok? Registrati, come spesso si usa fare in questi casi, li registri una volta. Io non mi occupo della promozione perché non è il mio lavoro, quindi mi occupo di registrare il corso, di farlo bene. Quel corso ha una vita. Nel corso della vita di quel corso, che è un gioco di parole ma non lo è, in realtà questo corso viene visto da diverse tipologie di persone. Tra queste mi è capitato spesso che qualcuno mi scrivesse e mi dicesse: guarda, ho seguito il corso, è chiarissimo, ho capito cosa devo fare, ma non lo voglio fare lo stesso, lo fai tu. Allora questo per me ha funzionato bene e ancora una volta è economico in termini di tempo dedicato. Faccio una cosa una volta, la metto online, questo contenuto ha una sua vita che è a sé, io a quel punto praticamente smetto di dedicargli attenzione, a differenza dei social media che non so perché lo faccio per lavoro, hanno bisogno di un'attenzione costante e continua, posso fare una cosa una volta e aspettarmi che questa funzioni per i 6 mesi successivi. Invece così questo funziona, possono essere corsi online, possono essere guide, possono essere documenti che metto a disposizione, possono essere libri. Può essere qualsiasi contenuto che è di aiuto a qualcuno e che magari nel tempo lo faccia anche rendere conto che sì, tu gliel'hai spiegato bene. Se gliel'hai spiegato bene, probabilmente lo sai fare. Se gliel'hai spiegato bene, probabilmente lui l'ha capito. C'è anche qualcuno che quando l'ha capito capisce che non lo vuole fare. E quindi a quel punto intervieni tu. Queste sono le mie fonti di buoni clienti al di fuori di quello che è il percorso tradizionale che va benissimo se avete le energie, il tempo e la voglia di farlo, che è quello di costruirsi un personal brand. Mi sono tenuta stretta, direi che sì.